aperto alle autorità civili e militari, agli ex sindaci della città di Imperia, che ognuno, ognuno in quota parte ha fatto qualcosa affinché questo museo venisse realizzato e arrivassimo oggi al giorno della sua inaugurazione ufficiale. Io ricordo nel 2000 facevo il libero professionista, un giorno passando in comune l'ex assessore Amabile della giunta Sappa, che è qui presente, saluto, mi fece vedere il progetto di questo museo. Oggi siamo nel 2017 e dopo tutti questi anni, pian pianino, siamo riusciti ad arrivare alla conclusione. Questo museo è già stato aperto qualche volta in maniera temporanea, è stato, credo, visto già da parecchi imperiesi, è stato utilizzato in appoggio alla manifestazione Vele d'Epoca nel 2014 e nel 2016, e quindi è già stato utile in sinergia con un'altra importantissima manifestazione della nostra città. Io sono qua semplicemente per ringraziare tutti coloro i quali hanno lavorato sia come amministrazione comunale, e come amministrazione comunale intendo tutte quelle che dall'inizio hanno lavorato su questo progetto, e credo che questo sia anche il modo in cui questo paese, che è in crisi, dovrebbe un attimino cercare di trovare la sua unità, perché il fatto che questo manufatto, questo museo, sia il frutto della prosecuzione di lavori di varie amministrazioni senza andare poi a criticare quello che aveva fatto quella prima, credo che sia un ottimo esempio da seguire anche per il futuro, per dare uno spunto e un input, perché io penso che il principio della continuità amministrativa sia un principio che vale. Non è giusto arrivare e dire quello di prima ha fatto una roba che non andava bene, la cancello, no, la portiamo avanti. Infatti noi qui in Imperia l'abbiamo fatto, l'abbiamo portata avanti e ne sono molto felice. Vorrei ringraziare il progettista, vorrei ringraziare le imprese che hanno lavorato per la realizzazione di questo immobile, i fornitori e quant'altro. Vorrei ringraziare poi chiaramente anche il personale comunale che si è occupato di questa, che ha collaborato per la realizzazione del museo. In particolare, adesso vorrei citare tutti, sarebbe complicato perché sono un po' tanti, però diciamo sinteticamente citerei le persone che hanno diretto questa opera: la dottoressa Anfossi, che è qua presente in sala, l'ingegnere Beppe Enrico, che nell'ultimo periodo ha preso le redini di questo progetto, in particolare l'ingegner Croce, che in zona Cesarini in 15 giorni è riuscito a completare tutta la mole di carte che la burocrazia di questo paese ci impone per dire che un fabbricato è agibile, e lui ha fatto questo lavoro in 15 giorni ed è grazie anche a lui che noi oggi siamo qua, perché oggi noi siamo in un fabbricato che è agibile. Caso strano per Imperia, però oggi questo fabbricato è agibile, ne abbiamo tantissimi non agibili, siamo riusciti finalmente ad aprire uno che il giorno in cui lo apriamo è agibile e quindi potrà essere aperto in tutta tranquillità. Ringrazio il comandante Serafini, che è qui presente in sala, e il signor Chiappoli, che è un dipendente del comune, e i loro collaboratori, perché sono persone che col sudore della loro fronte hanno allestito quello che poi vedrete successivamente. Questo museo è un'occasione importante per la nostra città, è un museo dove vediamo reperti storici uniti a tecnologia multimediale. Io dico spesso che Imperia è la città dello sport, e ora io dico e vorrei, dico, ma dico nel senso che esprimo un desiderio, vorrei che diventasse anche la città dei musei e attrarre quindi turismo nella nostra città. Questo è il quinto museo della nostra città. Nella nostra città abbiamo già un museo che è il Museo dell'Olivo, credo che sia il più conosciuto a livello nazionale e internazionale, ed è un museo privato. Abbiamo il Museo delle Telecomunicazioni, che è un museo sconosciuto, che si trova in frazione di Oliveto e sarebbe opportuno iniziare a far conoscere a livello nazionale e internazionale. Abbiamo il Museo del Presepe, abbiamo il Museo dell'Arte Moderna, recentemente aperto a Villa Faradelli, e da oggi abbiamo il Museo Navale. Quindi direi che potremmo anche coniare una nuova definizione per la nostra città e dire che è la città dei musei. Ora, una città che ha tutti questi musei deve diventare un punto di attrazione
turistico, dobbiamo sfruttare e massimizzare tutto ciò che abbiamo e far sì che vengano frotte di turisti, spero che vengano, credo che verranno, soprattutto quando apriremo il planetario, che al momento è in fase di appalto, sarà il terzo planetario tecnologicamente più evoluto nella nostra nazione e costituirà un'avanguardia tecnologica, credo il planetario più evoluto tecnologicamente in Italia. Ora, la tecnologia corre, noi dobbiamo andargli dietro, se noi ci fermiamo siamo morti, quindi dobbiamo fare cose sempre più tecnologiche, perché la tecnologia ormai sta diventando il motore della società, il motore dell'economia mondiale, l'Italia è sempre un po' indietro, diamoci da fare tutti quanti, corriamo. Concludo dicendo che occorre, e questo lo dico a tutti quanti, perché vedo presenti forze politiche di maggioranza, di opposizione, ma io più che altro oggi direi che vedo presenti gli imperiesi, sia quelli che amministrano che quelli che sono cittadini, che quindi prendono il risultato dell'azione amministrativa. Noi dobbiamo fare un ragionamento profondo, senza alcun tipo di preconcetto, sulla gestione di questo museo. Questo museo avrà un costo di gestione per tenerlo aperto, come dovrebbe essere un museo normale, 365 giorni all'anno, sabato e domenica compresa, avrà un costo di gestione di 700-800.000 euro all'anno. Il Comune di Imperia non è assolutamente in grado di sostenere questo costo, è chiaro che bisognerà fare e faremo un ingresso con biglietto a pagamento, ma è altrettanto chiaro che se non verranno le persone a visitare il museo è assolutamente inutile, sarà assolutamente inutile fare pagare il biglietto a persone che non verranno, quindi bisogna darsi da fare e fare in modo che le persone vengano, non escludendo un affidamento tramite gara a un gestore che magari ha un insieme di musei, questa è una mia idea che dico qua, non è che deve succedere, però non dicevo, però è un'idea, potrebbe essere, è un concetto. Qualcuno che magari ha dei pacchetti di persone che muove, agenzie, che qua spostano magari milioni di persone, la costa adesso fa scendere le persone a Savona e le porta all'outlet, voglio dire, per portarle all'outlet penso che forse se le portasse al museo navale sarebbe meglio. E con questo chiudo il mio intervento, ripeto, ringrazio, sono molto contento e orgoglioso per essere qui oggi in qualità di sindaco di Imperia ad aver aperto e inaugurato il Museo Navale di Imperia. Grazie.